Salve a tutti ragazzi, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati insieme a Xiaomi 13 Lite, smartphone che andiamo a recensire quest'oggi dopo aver visto al Mobile World Congress di Barcellona lo Xiaomi 13 Pro, insomma dopo la recensione che vi è piaciuta molto e le mille domande che mi state facendo su Xiaomi 13 che arriverà poi nelle prossime settimane la review, non vi preoccupate, Xiaomi ci ha fatto arrivare un sample perché comunque è uno smartphone che ha creato molto molto hype in voi utenti. Qua quest'oggi abbiamo la versione light, quindi la versione un pochino meno pompata, la versione un pochino più diciamo per tutti, possiamo dire così, oppure una versione molto molto light dei due smartphone che abbiamo visto. Vi racconto tutto di questo smartphone che ha testato Flavio, non può essere qua con noi oggi per quanto riguarda la video recensione perché ha avuto un contrattempo. Comunque in descrizione troverete la recensione scritta del buon Flavio, quindi ha scritto tutto lui. Vi invito a leggervela, mettetevi comodi che iniziamo subito. Partiamo da estetica e design del telefono. Sapete bene che a me piace, no? Questo dettaglio, effettivamente anche questo smartphone si riconosce nella parte posteriore. Sapete che io amo molto le versioni light di Xiaomi perché comunque vi offre un ottimo hardware al giusto prezzo, meglio, una volta era veramente giusto, adesso è un compromesso alla fine tra la tecnologia moderna e i prezzi che si sono alzati, però devo dire che anche questa versione è centrata. Sono tre smartphone totalmente diversi, devo dire, quest'anno, diversi tra loro, diversi nel design, nell'estetica. Forse mi aspettavo un display a bordo piatto, addirittura in questa variante light, invece il display a bordo curvo. È un pochino più sinuoso, se vogliamo dire così, dello Xiaomi 12 Lite di anno scorso. Questa è una versione, secondo me, ben riuscita, la sua estetica e design si contraddistingue nella parte posteriore per le fotocamere, che sono tre. Abbiamo un sensore principale che è da 50 megapixel e poi abbiamo la ricarica rapida sotto al cofano da 67 watt. La nostra colorazione è quella rosa, devo dire che comunque non è un rosa molto accentuato, anzi diventa verde quando si sposta un pochino azzurro, un po' bianco. È un bel colore, secondo me poi gli smartphone oggigiorno vanno presi colorati. Basta telefoni neri, porca miseria, almeno nel mio caso. Soffro tantissimo per lo Xiaomi 13 Pro nero e non bianco. Comunque me ne farò una ragione e secondo me la tua estetica e design è riuscito. Voi cosa ne pensate? Soprattutto, attenzione, la parte frontale dove nasconde la fotocamera 32 megapixel, sblocco con Volt, eccetera, eccetera, non è una Dynamic Island, eh? Attenzione, non è quello che abbiamo visto su iPhone 14 Pro barra Pro Max. Poi, con un software apposito, si può anche effettuare il trucchettino. Noi l'abbiamo abilitata con Dynamic Spot, quindi quando ci arriva una notifica vediamo un po' come avviene su Apple, però ragazzi, non è di base di per sé una Dynamic Island. Dove ci è piaciuto molto, come solito in casa Xiaomi, la ricezione da parte telefonica del telefono, che è buona. L'autonomia ci aspettavamo qualcosina di più, 4500 mAh con ricarica rapida, abbiamo detto a 67 watt non wireless, però ragazzi la batteria va giù che è un piacere, veramente va giù che è un piacere, non sappiamo bene se è il processore, però non siamo riusciti ad arrivare a tante ore di display attivo. Questa è una cosa che vogliamo sottolinearvi, ci aspettavamo qualcosa di più, proprio lato autonomia del telefono, non avendo comunque performance incredibili, invece la batteria è al pari secondo me di uno Snapdragon 8 Gen 1 che abbiamo visto l'anno scorso, quindi 4 ore, 4 ore e 30 di display, si può fare molto di più. Per quanto riguarda la parte hardware, abbiamo a bordo uno Snapdragon 7 Gen 1 prodotto da Samsung, tra l'altro, con 8 GB di memoria RAM LPDDR4X con 128-256 GB di storage interno, memoria UFS 2.2 non espandibili. Lo smartphone gira fluido, perché comunque gira abbastanza fluido, anche se alle volte è come se ci pensasse un attimino di più. Abbiamo visto qualche laghettino, meglio qualche incertezza, proprio nel passare da un'app all'altra che non ci si aspetta da una MIUI 14, che comunque ha fatto veramente dei passi in avanti proprio lato ottimizzazione sotto al cofano. Bisogna un pochino rivedere, secondo me, l'ottimizzazione hardware e software di questo telefono. Tra l'altro abbiamo la MIUI 14 però basata su Android 12, questo potrebbe essere l'arcano, con patch di sicurezza che sono aggiornata a gennaio al momento in cui sto girando questo video.
Ecco, dobbiamo dire che lato performance ci ha lasciato un attimino interdetti. Tra l'altro, la cosa che sia a me che a Flavio non ci è piaciuta è l'audio mono. Non tanto perché è un audio mono, perché alla fine è abbastanza forte, è che veramente quando stiamo giocando, ad esempio a un gioco di macchine, quello che volete, insomma, quando nella posizione classica voi andate a appoggiare il palmo sullo speaker, che è qua nella parte inferiore, veramente si riduce dell'80% l'audio. Questa è una cosa che ci ha dato un pochino fastidio. Per quanto riguarda i display, secondo me è una buonissima unità. Xiaomi ultimamente ci ha abituati a display davvero performanti che si vedono bene sotto luce retta del sole in ambito interno, il sensore di luminosità e prossimità funzionano benissimo, quindi non abbiamo problemi né nella visualizzazione dei nostri contenuti multimediali sotto al sole né nell'ascolto di vocali su WhatsApp e Telegram, nonché chiamate. Tranquilli, funziona tutto a meraviglia su questo telefono. La cosa che ci è piaciuta, che ci ha lasciato molto sorpresi positivamente, anzi vi racconto questo aneddoto: Flavio mi manda un ritratto di sua moglie e ho detto beh guarda, oh, ricordati che mi devi formattare lo Xiaomi 13 Pro perché mi serve poi per una prova particolare. E ho fatto ma guarda che è lo Xiaomi 13 Lite. Io non me ne ero accorto perché effettivamente lo sfocato nella parte posteriore era molto morbido, c'era tanto bokeh e quindi vedete, ecco, senza saper nulla, vedete le cose che mi piace fare anche a me, no? Versus AB, eccetera, eccetera. Io non mi ero accorto che qui era una foto scattata da Xiaomi 13 Lite. Mi ha lasciato veramente sorpreso, sia me che Flavio, la qualità fotografica di questo smartphone. Non tanto per la versatilità, perché comunque abbiamo un sensore principale, gli MX766 di Sony, non stabilizzato, gli MX355 da 8 mega per quanto riguarda l'ultra wide, e poi abbiamo un'ottica macro da 2 megapixel, l'anteriore da 32, si possono girare video in 4K a 30 fps. Ecco, questo è uno scalino che va sopra, ad esempio, un Magic 5 Lite con il 695 che si ferma al 1080 a 30 fps. Qua invece abbiamo il 4K. Credo che vi debba lasciare agli scatti fotografici eseguiti con questo Xiaomi 13 Lite. Onestamente ragazzi, non è facile integrare nel mercato questo smartphone, anche perché Xiaomi 13 Pro per me è stato il miglior Xiaomi che io abbia mai provato. Molti di voi l'hanno letta come il miglior Android, non ho detto questo, ho detto il miglior Xiaomi, attenzione, perché veramente quel telefono costa tanto ma è una chicca pazzesca. Hanno fatto uno step da così a così, secondo me, lato proprio integrazione, ottimizzazione, prestazioni, fotocamera. Xiaomi ha lavorato tanto su questo 13 Pro e ho visto tutto il loro lavoro all'interno dello smartphone. Xiaomi 13, come vi dicevo, potrebbe essere la vera sorpresa di quest'anno. Questa versione Lite mi sento di dire che, boh, non lo so, senza infamia e senza lode, cioè un pochino messa sul mercato, ok, abbiamo il Lite. Ecco, è un po' il ragionamento di l'anno scorso che ha fatto Xiaomi, quindi niente presentazione del Lite, lo butto sul mercato, non se lo caga, tra virgolette, nessuno, e invece è venuto fuori un ottimo prodottino che va bene, al netto del solito problema del sensore che non c'era. Invece quest'anno c'è, però secondo me un passo indietro lato performance, l'ho visto un pochino troppo incerto, almeno attualmente, che sia colpa di Samsung sullo Snapchat Gen 1, non lo so, c'è qualcosa che ancora a noi non ci torna, magari manca Android 13, anche lì perché comunque mi fa uscire un nuovo dispositivo con Android 12 e non col 13. Ci sono cose che effettivamente vi aspetto qua sotto nei box dei commenti perché voglio parlarne con voi. È chiaro che l'estetica e il design a me piace, è uno smartphone che potrei consigliare a tutti alla fine, perché comunque non è che sia una ciofeca, attenzione, non fraintendetemi. È che forse sono troppo pro gli altri due, c'è troppo distacco, è troppo netto il distacco.
e poi voglio vedere un pochino più di ottimizzazione, soprattutto lato aggiornamento, perché come vi ho detto, MIUI 14 Android 13 ha portato veramente gli smartphone a un balzo molto molto superiore rispetto a quello che eravamo abituati. Comunque, il costo è di 499 euro, anche qua un prezzo lancio alto secondo me, ok, è l'early bird price, ok, quello che volete, però quando si stabilizzerà secondo me intorno ai 340-350 euro con i video in 4K a 30 fps, con comunque la MIUI 14 e l'estetica, il design, la ricezione, la fotocamera, questo sarà un telefono che secondo me, dopo aver ottimizzato lo Snapset Gen 1, troverà lo spazio sul mercato. Vi aspetto come sempre, raga, qua sotto nel box dei commenti, perché anche per quest'oggi dal Guerz è tutto, e ci sentiamo venerdì per una nuova recensione. Ciao a tutti!